Assessore, a distanza di qualche settimana, che cosa possiamo rispondere ai residenti di Centinarola e non solo su questi sottopassi senza luci e completamente al buio nelle ore notturne? Allora, il problema c'è, viene se volete anche da lontano. Viene da lontano perché dal momento che l'autostrade per l'Italia ha messo in opera i lavori della terza corsia ha rifatto anche i sottopassi che ancora non sono stati presi in carico dal comune di Fano. Non sono stati presi in carico dal comune di Fano perché, nonostante le nostre richieste legittime e anche tecnicamente molto valide, non hanno voluto modificare l'impianto di illuminazione dei sottopassi. E quindi sicuramente nel caso in cui dovessimo prendere in carico la gestione, l'allaccio di quei sottopassi, avremmo dei problemi. Si sta parlando di faretti di vecchia generazione a sodio alta pressione, sono circa 219 faretti, non ovviamente solo nel sottopasso di Centinarola, ma in tutti i sottopassi carrabili che attraversano il territorio di Fano e che attraversano soprattutto le autostrade, e quindi porterebbero un costo per amministrazione comunale di 30.000 euro all'anno solo se li accendessimo tutti. E non abbiamo preso in carico questa cosa perché avremmo voluto che Autostrade ce li consegnasse a LED, producendo una spesa di gestione molto più bassa, 7.000 diciamo contro 30.000 euro, per cui quello che vorremmo fare appena avremo le disponibilità è di sostituire i faretti di vecchia generazione che il progetto sin dall'inizio prevedeva, per cui Autostrada ha installato, con proiettori a LED che, nonostante portino lo stesso apporto di illuminazione stradale, hanno un costo enormemente inferiore rispetto a quelli attualmente previsti. Diciamo che c'è anche una questione, se volete, particolare: se dovessimo accendere veramente tutti i faretti avremmo una luce con un eufemismo molto intensa sotto i sottopassi, quindi potrebbe procurare anche dei disagi a chi usa la macchina.